Io credo che invece sia fondamentale il rapporto fiduciario che c'è. Io però cosa vi devo chiedere? Io credo che non sia tanto rispettoso da parte della maggioranza. In ogni caso, facciamo 5, se avete bisogno si fa 5 minuti di pausa. Credo che sia importante il rapporto fiduciario con il proprio legale, credo che sia uno dei più importanti, soprattutto riguardo a certe tematiche e quando si affrontano determinate problematiche. Una parte di questa mozione prende in esame anche l'educazione nelle scuole, per approcciare ed insegnare una vera cultura delle pari opportunità e una vera cultura al rispetto delle donne e alla non violenza di genere. L'istituire corsi di autodifesa personale gratuita, anche online per le donne. Questa è stata una cosa che in commissione è stata un po', diciamo, criticata. In realtà vi assicuro che mi sono informata, tante amministrazioni vostre hanno promosso questi corsi. Firenze, per esempio, le ha fatte, le sta ancora facendo. Sono un vanto, per esempio, del quartiere 1 e del quartiere 4, promosse da una consigliera di quartiere, ovviamente appartenente a voi perché è di maggioranza, e che rappresentano un vanto all'occhiello per l'amministrazione fiorentina. Per cui non credo che sia una strada da non percorrere o abbandonare, ma credo che sia importante, perché anche solo la consapevolezza di capire quali sono i meccanismi che si innescano e che devono essere evitati, capire quando sei nella morsa del sopruso psicologico che poi magari porta al sopruso della violenza, e avere anche la facoltà, è anche una questione di autostima personale. Richiedere lo stanziamento di un fondo regionale destinato all'assistenza legale gratuita per le vittime di violenza e garantire quindi ai loro legali di fiducia pagamenti rapidi e congrui. Questa è una cosa che è stata istituita dalla Regione Piemonte. Questo è un fondo che permette di elargire delle quote, perché una donna che deve affrontare un percorso difficile ha bisogno di una persona di fiducia con cui confidarsi, perché affronta, dovrà parlare di una situazione drammatica e affrontare un percorso drammatico, possa rivolgersi senza problema all'avvocato di fiducia e questo avvocato possa attingere a un fondo creato ad hoc dalla Regione. La libertà nasce anche dall'autonomia. Quindi una donna spesso rimane vittima del proprio carnefice perché non ha la possibilità poi di intraprendere una vita sua. Dobbiamo garantire a queste donne che vogliono uscire da una morsa, da una spirale di violenza, la propria indipendenza per sé e per i propri figli, se stanno vivendo una situazione di disagio così importante. Penso che tutte queste richieste rientrino in un'ottica legittima dell'intenzione di percorrere ancora di più, ancora meglio, ancora con maggiori strumenti, di allargare quello che c'è, implementarlo per arrivare a contrastare quello che è un fenomeno assolutamente deplorevole da condannare, che miete vittime praticamente ogni giorno. Grazie.